quindi io ringrazio Umberto, ringrazio tutti quanti voi per l'invito, per una bella serata. Ovviamente mi accodo ai tanti complimenti che sono già stati fatti ai ristoratori, la prima volta che siamo qui, mangiamo bene, beviamo anche meglio, anche se purtroppo chi deve guidare, troppo non è vero, non può, però insomma chi abita più vicino a tutto bene sicuramente confermerà questo giudizio. E soprattutto grazie perché venire qui ha portato bene. Noi qua ci siamo trovati a cena prima del congresso, insomma poi il congresso è andato in un certo modo, quindi io non faccio altro anche che ringraziarvi insomma, per il sostegno, per l'aiuto e per, insomma, per quello che sono andato a finire le cose. Quindi devo dire che Centallo è stata di buon auspicio prima del congresso nazionale. Ma adesso, lasciando dalle spalle questa fase, pensando alle cose che ci sono da fare, vorrei aggiornare un attimo su quella che è la situazione politica per queste elezioni amministrative in Piemonte. Paolo ha citato prima i comuni in cui si va a votare, quindi quello di Centuri, ci sono dei comuni importanti come Santo Stefano Bergo, ma sicuramente le elezioni più importanti che noi abbiamo in Piemonte sono quelle della città di Torino, del capoluogo di regione, e della città di Novara, che è la seconda città del Piemonte. Che situazione è venuta a delinearsi? È venuta a delinearsi una situazione in cui Forza Italia ha buttato la maschera. Come voi avete avuto modo di sentire anche dai giornali nazionali per quello che riguarda la situazione di Roma, dove da mesi c'è questo tira e molla per cui Berlusconi non vuole arrivare in qualche modo a un accordo con la Lega, con Giorgia Meloni, ma sta di fatto facendo una partita per perdere, perché presentare a Roma Bertolaso contro la Meloni significa soltanto cercare di indebolire il centrodestra e quindi cercare di fare un regalo a Renzi, perché questo è quello che sta facendo Berlusconi. La stessa cosa si sta verificando in Piemonte. Perché dove noi abbiamo lanciato già tempo addietro un candidato forte, che è la città di Novara, dove noi abbiamo Alessandro Canelli, che è un militante della Lega, ex assessore in provincia, consigliere comunale uscente, che correrà e ha ottime possibilità di battere Ballarè nel Partito Democratico. Noi abbiamo una Forza Italia che dal momento stesso in cui noi abbiamo lanciato il nostro candidato ha iniziato non tanto a sostenerlo o comunque a dare battaglie insieme a lui contro il PD, ma ha passato tutto il suo tempo a cercare di prendere il nostro candidato, quasi come se il loro interesse non fosse quello di cambiare l'amministrazione, ma fosse anzi quello di aiutare l'amministrazione uscente. E purtroppo devo dire che, dati alla mano, anche in virtù di quello che Matteo Salvini ha detto in questi giorni, ha detto in un'intervista in cui ha detto che evidentemente Berlusconi è tenuto, non voglio usare un termine volgare, ma insomma è tenuto al guinzaglio, è tenuto al guinzaglio da Renzi per tutta una serie di partite che ci sono sui diritti televisivi, sulle pubblicità, sulla legge per quanto riguarda Mediaset. Purtroppo questo spettro del fatto che abbiamo una Forza Italia, un Berlusconi che di fatto è alleato del governo, non è antagonista, si sta manifestando in maniera palese. E oltre a vederlo in queste elezioni amministrative, lo abbiamo visto nei mesi passati, perché ogni qualvolta Renzi ha avuto dei problemi di numeri, da dove è arrivato il soccorso? È sempre arrivato da Forza Italia. Sarà un caso, ma Letta per fare il governo ha avuto bisogno di Alfano e dell'NCD, e al fanno dell'NCD è gente che è stata eletta con Berlusconi, non è che è stata eletta con qualcun altro. Quando non sono più bastati nemmeno i voti dell'NCD per tenere su Renzi è uscito Verdini, e Verdini fino a prova contraria è uno dei bracci destri di Berlusconi. Quindi il dubbio che queste persone non siano ribelli ma siano state mandate da Berlusconi per sostenere questo sistema è palese. E attenzione, questo non è che deve farci piacere, perché questo è un problema. Perché è chiaro che avere Forza Italia in queste elezioni amministrative a Torino e Novara, che non sta con noi, ma che appoggia il PD, ci crea un grosso problema, perché ci sono territori dove siamo più forti, come in Veneto, come in Lombardia, dove la Lega, anche senza Forza Italia, può vincere bene, sono territori dove siamo più in difficoltà, come in Piemonte, dove sicuramente questo ci creerà un danno. Però vedete, io sono convinto che questa scelta porterà loro a perdere molto consenso. E vi spiego perché. Perché se prima c'era nel nostro paese un elettorato moderato, ex democristiano, ex socialista, in qualche modo si riconosceva in Berlusconi e votava un partito che era di centrodestra, ma in qualche modo non aveva delle posizioni troppo radicali, troppo estreme. La situazione economica che stiamo vivendo oggi sta portando il dibattito politico a radicalizzarsi sempre di più.
ormai quella classe media, quella media borghesia che votava Berlusconi, sta scomparendo, perché le ineguaglianze si stanno ampliando talmente tanto, come è stato detto, scontato che ci sono i ricchi sempre più ricchi e la classe media che si impoverisce va sempre più verso il fondo, sempre più verso la povertà. E allora noi in questo sistema dobbiamo radicalizzare lo scontro e dire in maniera chiara ai cittadini che le vie di mezzo non ci sono più. O si sta col popolo, e chi sta col popolo sta con la Lega, sta con la Le Pen europea, o si sta con i padroni, con i grandi interessi, con le banche, con le multinazionali, cioè col Partito Democratico. Perché vedete, quelli che una volta si presentavano come i compagni, come il Partito del Popolo, il Partito dei Lavoratori, oggi sono quelli che stanno affamando i lavoratori. Sono quelli che hanno fatto la riforma Fornero, che ci ha tolto il diritto alla pensione o comunque ci ha reso la pensione un miraggio. È uscito uno studio qualche giorno fa dove è venuto fuori che la mia leva, la leva degli anni 80, andrà forse in questo confessione a 75 anni. E non sappiamo bene nemmeno con quanto, perché dal momento che ora c'è il sistema contributivo, il contributivo, questo è considerato che uno inizia a lavorare sempre con contratti a progetto, qui voucher, magari arrivi a 75 anni se già lì in pensione. Non ricordo perché si sta portando la vita italiana. Questo è un altro dato. La sanità si accorge anche la vita media, però anche quando lo vogliamo dire, non facciamo gesta scaravantici, diciamo, contando di arrivarci, insomma, diciamo che la pensione è passiva. Ma poi ci vedo anche dei ragazzi che non sono della leva dell'80, che sono della leva del 90. E allora qui da quanti anni ci andranno? Cioè, sono 80 anni. E allora vedete che queste riforme che stanno cancellando i diritti sociali non le ha fatte le destre in Italia, le ha fatte le compagne, le ha fatte la sinistra, come la sinistra la stessa che dovrebbe appunto difendere i salari dei lavoratori, ma che politica sta facendo? Sta aprendo indiscriminatamente le frontiere e ci sta facendo invadere gli immigrati, con un problema che riguarda la sicurezza senza dubbio, e non devo spendere parole a spiegarvi perché qui nelle nostre campagne sapete bene quali problemi ci sono di furti in casa, di degrado, di insicurezza, sapete quali problemi enormi sta generando questa massa incontrollata di persone sul nostro territorio, oltre al problema della sicurezza, per non parlare poi dei problemi legati alla matrice religiosa islamica, col fondamentalismo, col tema dell'ISIS, col tema del radicalismo, con gli attentati che abbiamo visto fare a Bruxelles e a Parigi, che potrebbero essere domani anche a Cuneo, perché non è detto che sono soltanto là. Come li fanno là potrebbero capitare sempre anche qui, anche se non ci pensiamo. Ma mettendo da parte questo problema qua, tornando al tema dei diritti sociali, far arrivare questa gente cosa fa? Altro non fa che deflazionare ancora di più il costo del lavoro. Questa è una manica di disperati, una massa di disperati che arriva in Europa e ha l'unico scopo di abbassare ulteriormente i diritti salariali, di abbassare ulteriormente il costo del lavoro, di far sì che se tu, caro Giumba, non vuoi lavorare per 400 euro al mese, ci sarà sempre il povero immigrato che sarà disposto a lavorare per 250, e così abbasseremo sempre di più i diritti. E chi fa questo? Le sinistre. E quando noi diciamo che fare questo è contro queste persone, ma è soprattutto contro i cittadini italiani e soprattutto contro le fasce di tempo dei cittadini italiani, che cosa siamo noi? Siamo i razzisti. Attenzione, razzisti. Mi devono spiegare però perché in Austria, dove c'è un governo di sinistra che ha preso una leggera legnata, tra l'altro, alle ultime elezioni, chiudono le frontiere. Mi devono spiegare perché anche la democratica svizzera porta i carri armati alle frontiere per bloccare le frontiere. Ci devono spiegare perché la Spagna le frontiere le chiuse da un pezzo. Ci devono spiegare perché in tutta Europa soltanto l'Italia e la Grecia sono gli unici due paesi che devono far arrivare di tutti. Allora la Grecia ve lo spiego io perché. Perché se voi vi ricordate, fino a un anno e mezzo fa la Grecia sparava sui barconi quando arrivavano. Cos'è successo poi da un anno e mezzo fa a questa parte? Ve lo ricorderete? Quando Tsipras è dovuto andare col cappello in mano a Bruxelles per non farsi chiudere le banche, per non mettere di fatto in miseria il suo popolo, è stato semplicemente ricattato. Il ricatto è stato: cara Grecia, noi ti teniamo in vita, continuiamo a farti arrivare i soldi, continuiamo a finanziarti, ma tu apri le porte, perché diventi anche più strumentale a quel disegno, al far sì che l'Europa non sia più un continente dei diritti, ma sia un continente di manodopera a basso prezzo. Allora, quindi voi vedete che la battaglia che noi stiamo facendo è una battaglia che riguarda sicuramente il governo italiano, perché sicuramente se noi vinciamo le elezioni possiamo governare molto meglio di loro, ma è una battaglia più grande. Ricordava prima Paolo la questione delle sanzioni alla Russia. Anche questo è parte del disegno.
Perché vedete, che interesse ha l'Europa a mettersi contro la Russia per la vicenda dell'Ucraina e altre vicende, quando noi siamo i primi esportatori verso la Russia del mondo? Che interesse abbiamo noi a sanzionare la Russia, a mettere l'embargo alla Russia, quando la provincia di Cuneo esporta la frutta e i prodotti agricoli in Russia e ha una parte di PIL importante da quel commercio? Non abbiamo nessun interesse. E allora perché l'Unione Europea la fa? Perché ormai noi siamo diventati in tutto e per tutto una colonia, ma non siamo una colonia degli americani, magari, non è una questione di essere colonia di uno Stato, noi siamo diventati una colonia dei grandi poteri finanziari. Noi viviamo in un contesto in cui Standard & Poor's, piuttosto che le altre agenzie di rating, ricattano gli Stati. Leggevo una cosa interessantissima l'altro giorno, è successo in uno Stato americano, se non sbaglio era New Jersey, dove New Jersey voleva in qualche modo ricontrattare i propri titoli di Stato e abbassare in qualche modo il, come si dice, il livello dei tassi. È passato che Standard & Poor's minacciasse quello Stato di togliergli la tripla A, quindi di abbassargli la valutazione del credito. Se l'avesse fatto, quello Stato sarebbe andato in bancarotta perché non avrebbe più potuto emettere i titoli di Stato sul mercato. Allora, e quindi cosa ha dovuto fare? Ovviamente ha dovuto adattarsi, lasciare le cose come erano. E questo sta succedendo in tutto il continente europeo, oltre che negli Stati Uniti. Cioè ora noi viviamo in un contesto in cui è la finanza che decide la politica degli Stati. Quindi oggi essere dalla parte della Lega significa voler far tornare a prevalere le ragioni della politica e dei popoli sulla ragione della finanza. Sicuramente importantissime, o anche le elezioni nazionali. Oggi siamo un fronte, siamo in un momento storico fondamentale, siamo in un momento storico in cui, in base alle scelte che noi faremo, decideremo il futuro di questo continente, oltre che di questo paese, per i prossimi anni. E quindi se Forza Italia ha gettato la maschera e hanno dimostrato di essere in qualche modo anche loro servi dei padroni, ben venga, perché almeno abbiamo fatto chiarezza prima delle elezioni politiche, perché se noi dobbiamo andare a governare questo paese, non ci possiamo portare dietro una zavorra di persone che hanno un'idea del mondo che è completamente diversa dalla nostra. Non possiamo portarci dietro una zavorra che non ha i nostri stessi obiettivi, i nostri stessi principi e vuole fare la nostra battaglia. Quindi credo che queste elezioni amministrative portino un elemento di chiarezza importante e credo che finite le elezioni amministrative tutti quanti noi dovremmo iniziare a lavorare per l'altro appuntamento importante, che è quello del referendum costituzionale. Il referendum costituzionale che molto probabilmente sarà in ottobre, anche se non è ancora stata fissata la data, che è importante per una serie di ragioni. Prima di tutto perché Renzi ha detto che se lo perde va a casa e quindi già questo direi che è un grande incentivo per cercare di farglielo perdere, ma soprattutto per quello che sono i contenuti della riforma costituzionale di Renzi. La riforma costituzionale che ha fatto il PD è una riforma che ci riporta indietro agli anni 70 per quanto riguarda il regionalismo in Italia. Allora noi siamo Lega Nord Piemonte, siamo un partito autonomista, federalista e indipendentista, cioè noi vogliamo prima o poi portare questa parte del paese ad avere la sua libertà attraverso un passaggio di fasi. È chiaro che il federalismo è il primo passaggio, avere sempre più autonomia nelle regioni, essere padroni a casa nostra, tenere qui i soldi delle nostre tasse, è l'obiettivo che la Lega ha da sempre, da quando è nata. Bene, se passa la riforma Renzi, tutti i poteri che oggi hanno le regioni saranno riaccentrati allo Stato, perché in questa riforma sanciscono nero su bianco che lo Stato può legiferare sempre e comunque sulle materie di interesse regionale e in quel caso la legge dello Stato prevale sempre su quella della regione. Ma c'è di più. La riforma di Renzi dice che mentre oggi una regione in teoria può chiedere più autonomia su alcune competenze, se passa la riforma Renzi così non potrà essere, perché le uniche regioni che potranno chiedere più autonomia sono quelle che hanno il bilancio in pari. E voi mi dovete spiegare in Italia quale ente locale o quale regione abbia il bilancio in pari, come voi sapete di fatto è impossibile, quindi è come mettere nero su bianco che nessuna regione può chiedere più autonomia. Tradotto. Inoltre vi aggiungo una cosa, il Senato federale, vedete Renzi farà molta propaganda su questo, dirà grazie a questa legge tagliamo i senatori, tagliamo i costi della politica, creiamo un Senato federale che faccia delle cose diverse rispetto alla Camera. Solo Valle sicuramente taglia il numero dei senatori, questo è vero, ma il Senato diventerà di fatto un dopolavoro per consiglieri regionali, perché sarà composto da consiglieri regionali e dai sindaci delle grandi città, e il Senato non avrà alcun potere, perché le decisioni verranno prese tutte quante alla Camera, e
verranno prese nel modo in cui vi ho detto prima, col fatto che lo Stato potrà sempre decidere al posto delle regioni. Il Senato diventerà una struttura assolutamente inutile, con delle competenze non chiare, senza poteri. E questo cosa vuol dire? Attenzione, perché questa riforma che dà il potere a una Camera sola, unita alla riforma elettorale dell'Italicum, che fa sì che un partito solo, anche col 20% dei voti effettivi, possa avere il 60% dei seggi, significa che un domani il partito di Renzi potrà scegliere tutte le più alte cariche dello Stato, perché potrà nominare il Presidente della Repubblica, i vertici del CSM, i vertici della Corte Costituzionale, e dal Parlamento potrà sorpassare anche tutti i governi regionali. Quindi significa avere un partito che può diventare a tutti gli effetti un partito totalitario, che comanda tutto. Quindi questa riforma è pericolosa per, oltre che per il federalismo, per l'assetto democratico dello Stato. E quindi noi questa campagna non dovremmo farla soltanto per ragioni politiche, ma dovremmo farla per difendere la democrazia del nostro paese. È una battaglia vitale. Guardate, se il referendum delle trivelle la gente non è interessato perché era un tema un po' così, sta a noi farvi capire che invece andare a votare a ottobre è fondamentale. È fondamentale per salvare la democrazia in questo paese e per salvare la democrazia in questo paese. Su questa battaglia, perché ripeto, anche qui, come sul tema delle politiche europee, è in gioco qualcosa di più che un'elezione, è in gioco la nostra libertà. Questo è considerato che noi siamo il partito che si fonda sull'autonomia, l'indipendenza e la libertà. Una battaglia come questa la dobbiamo fare a spada sbagliata. Quindi conto su di voi. Come prossimi appuntamenti, il 29 di maggio ci sarà una manifestazione federale a Milano, è stata scelta a Milano perché ovviamente abbiamo le elezioni amministrative più importanti. Pontida quest'anno non sarà in estate ma sarà fatta a settembre, in occasione del ventennale della dichiarazione di indipendenza della Padania, ma soprattutto Pontida, fatta in quel periodo, vi sarà il momento in cui caricarci proprio per affrontare la sfida di un mese dopo, quella sul referendum. Quindi, grazie ancora per l'invito, complimenti per la serata, io adesso vi saluto però, perché due ore in macchina, ma buon fine serata a tutti, grazie.